centro pronto con le cartoline che mi aspetta, vado. Grazie. Oh, grazie, sì, Bianca. Sì, perché è arrivato il momento di celebrare a nostro modo la Pasqua, continuiamo a farlo. Quest'anno noi saremo a Pasquetta con voi e non potremo andare giù a casa, ma vogliamo comunque raccontare il nord. Non possiamo andare dalle nostre famiglie, ma rimaniamo con voi che comunque ormai siete la nostra famiglia acquisita. Assolutamente, allora, iniziamo subito. Al nord, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Al sud, Natale con i tuoi, Pasqua pure. Esatto. Ecco. Al nord, le vacanze di Pasqua sono giornate di partenze. Al sud, le vacanze di Pasqua sono giornate di arrivi. Esatto. La domenica di Pasqua a Milano non c'è nessuno perché sono tutti a Bari. La domenica di Pasqua a Bari non c'è nessuno perché sono tutti a tavola. Al nord a Pasqua si mangia l'uovo di cioccolato e la colomba. Al sud a Pasqua si mangia e basta. Al nord, quando regali un uovo di Pasqua, la prima domanda che ti fanno è: C'è la sorpresa. Al sud, quando regali un uovo di Pasqua, la prima domanda che ti fanno è: ehi, stai ripieno dentro. Esatto. Al nord il sabato di Pasqua è il giorno in cui mangi poco per lasciarti andare poi la domenica a pranzo. Al sud il sabato di Pasqua è il giorno in cui cominci già a mangiare assai, dici tanto domani è Pasqua, poi c'è Pasquetta, ma come non morto. Le vacanze pasquali al nord. Amore, senti, ho pensato che quest'anno potremmo attaccare Pasqua al 25 aprile e fare una vacanza seria. Eh? Che bello, così finalmente possiamo andare alla Polinesia francese. Tac! Stessa cosa al sud. Amore, ho pensato che quest'anno potremmo attaccare... Scusami, era rimasta la... Sì, ho visto, è rimasto un po' di... Amore, ho pensato che quest'anno potremmo attaccare la Pasqua al 25 aprile, così facciamo una vacanza seria, amore. Va bene, così finalmente possiamo andare in Polinesia francese. No, amore, così non troviamo il traffico di rientro il giorno di Pasquetta e siamo di più a Bitonto. Che bello. Andiamo avanti, la Pasquetta al nord. Amore, a Pasquetta gita fuori porta, che ne dici? Perfetto, guarda, andiamo in quell'agriturismo nella Lomellina che ci hanno detto il lallallallallollo, che ha tutti i prodotti chilometro zero, animali d'allevamento e vigneto con loro personal wine production. Tac. Al sud. Amore, ma se a Pasquetta quest'anno così cambiassimo invece di stare da tua mamma, facessimo tutti una gita proprio fuori porta, che ne dici? Ma sì, amore, dai, che fa? Mi ha detto Loretta, tra l'altro, che sta un agriturismo nella Murgia, bellissimo, dove hanno tutti i prodotti a chilometro zero, gli animali di allevamento. Pensa, fanno pure l'olio e il vino, proprio loro. Veramente, amore, vuoi andare? No, amore, andiamo da mia mamma. Ah, perfetto. Al nord, a Pasquetta si mangia e poi si fa una bella passeggiata in campagna. Al sud, a Pasquetta si mangia e poi si fa una bella passeggiata dalla tavola al divano. Perfetto. Esatto. E chiudiamo con un antico proverbio del meridione. Ogni pranzo di Pasqua al sud, una donna si alza e sa che dovrà friggere più velocemente degli altri per poter iniziare con gli antipasti non prima delle 3. Ogni pranzo di Pasqua al sud un uomo si alza e sa che dovrà allungare la tavola e recuperare tutte le sedie per la casa più velocemente degli altri per poter iniziare con gli antipasti non prima delle 3. Al sud ogni pranzo di Pasqua non importa che tu sia uomo o donna. L'importante è che non cominci a mangiare prima delle 3. E su questo grazie. Noi ci salutiamo e sempre un grazie Gian Paolo Gambi, Ciappa. Grazie. Vai a stare con tua madre, vatti a stare. È pure veloce devi andare, vai. Che? A proposito.